Ciao mister, buongiorno. Empoli, buongiorno. Una gara che si presenta da sola contro l'avversario più forte, che in questo momento ci possa essere in Italia, una delle 4-5 squadre più forti d'Europa. Come te la sei immaginata questa partita? Come l'hai sognata? Ma come tutte le altre gare, è chiaro che siamo al corrente tutti di quello che tu hai detto, non è una novità. E l'abbiamo preparata e affrontata così come abbiamo preparato, cioè la settimana l'abbiamo affrontata così come abbiamo fatto le scorse settimane. Con le stesse motivazioni, con gli stessi obiettivi, che sono quelli di fare il massimo che abbiamo a disposizione per vincere la partita, naturalmente. E poi dopo, come sempre, come tutte le vigilie di gara, diciamo che dobbiamo aspettare il fischio d'inizio per verificare tutto quello che di buono abbiamo fatto e quello che potremmo fare. Allegri ha già praticamente detto che giocherà anche domani Cristiano Ronaldo. Ti chiedo se avete pensato a qualcosa di particolare o se in generale per Cristiano Ronaldo e per la Juventus, o se invece sarà il solito elenco con la solita filosofia. Noi faremo le stesse cose che abbiamo sempre fatto, con la stessa filosofia, come tu hai detto. Per Ronaldo più che noi avrebbe potuto pensarci Allegri, magari con un turnover, perché solo magari facendo quello che puoi limitarlo, perché il calciatore non occorre presentarlo, insomma. Sarà uno spettacolo a vederlo, se ci sarà, e una difficoltà in più per tentare di controllarlo. Però anche lui ha due gambe, due braccia, come tutti i miei calciatori. Queste settimane si rivedevano un po' le immagini dei vecchi Empoli-Juventus, una immagine marcorda di una partita pareggiata qua, e le caratteristiche che hanno avuto quegli Empoli che hanno fatto risultato con la Juventus era di aver avuto un grande cuore in quelle partite. Oltre all'aspetto tecnico, infatti, alla preparazione di cui giustamente hai parlato, perché è fondamentale, serve anche un pochino di cuore per fare il risultato in queste partite. Sai, il cuore i ragazzi lo mettono sempre, particolarmente per una gara di questo tipo, vale un po' quello che diceva il tuo collega prima, no? Che sono gare particolari e quindi metteremo forse se fosse necessario metteremo ancora più di quello che si fa di solito. Ma io non ho dubbi su questo, che spero, ma sarà così, che metteremo, oltre a quello, metteremo anche testa, perché chiaramente per giocare contro una squadra di tale livello non possiamo pensare di fare il 98% di quelle che sono le possibilità individuali, perché probabilmente avremo bisogno di oltrepassarle il centro per competere. E quindi la testa avrà un peso importante in quello che potremo esprimere contro di loro. Ma sono convinto che, insomma, cercheremo di avere le idee più chiare possibili, via. E poi dopo vedremo la gara cosa dirà, la dobbiamo fare iniziare. Senti, si dice che queste partite qui le squadre, diciamo, più inferiori non hanno niente da perdere, no? Te sei d'accordo su questa frase o no? Assolutamente, assolutamente, perché poi i punti in palio sono quelli. Noi non possiamo permetterci di considerare una gara come un numero che può passare, assolutamente. E poi vogliamo esprimerci, vogliamo confrontarci. Io voglio confrontarmi con Allegri, i ragazzi vorranno confrontarsi loro stessi con i diretti avversari, e quindi è un'occasione da non perdere, naturalmente.
ben vengano queste gare. Cioè, a me piacciono più queste che non quelle considerate medie, ecco, diciamo. Alla vigilia i giocatori sono più emozionati, più carichi del solito, oppure è una vigilia come le altre? L'abbiamo detto ora, come le altre non può essere, nel senso che affronti la Juventus, ma basterà vedere lo stadio, è stracolmo da ormai da 10 giorni. E quindi non può essere considerata una partita come le altre, perché l'interesse è nettamente superiore alla media delle altre partite. Però noi i conti li dobbiamo fare alle ore 18, quando l'arbitro fischierà. E tutto il resto, sai, è relativo e dipende, può essere molta più tensione o un po' meno, ma poi conta solo e esclusivamente quando l'arbitro fischierà. E noi in quel momento saremo pronti, sicuramente saremo pronti a giocare la partita, come dicevo prima, per vincere. Senti, con i grandi hai sempre giocato col doppio trequartista. Ti chiedo quindi se stai pensando a questa soluzione anche per la gara di domani, aggiungendoti anche se Ushan può essere sempre più pronto, magari che no, che per vederlo dal primo minuto. E poi la domanda che non ti abbiamo fatto a Frosinone, ma che te la facciamo relativa anche a domani, se a questo punto il portiere titolare al Provede o a Frosinone è stato soltanto l'esperimento. Allora, vediamo se me la ricordo tutte e tre. La prima relativa al sistema. Sì. Non c'è solo quello che abbiamo utilizzato domenica scorsa o quello che abbiamo utilizzato per esempio contro la Roma precedentemente, ma ci può essere anche, e è nelle nostre corde, nella nostra testa, anche la possibilità, per dire, di andare a tre difensori, perché è nelle caratteristiche dei nostri calciatori che si predispongono anche a mettersi in una condizione del genere. Quindi o nell'immediato futuro o nel futuro più prossimo c'è anche questa possibilità, che allarga un pochino i confini della possibilità di una squadra. Poi l'ultima, mi ricordo, era il portiere. Sì, c'era Cusciani in mezzo. Gioca Provede e Ushan ha fatto una settimana di ulteriore avanzamento rispetto a quello che avevamo visto già la scorsa settimana, cioè di un ragazzo in progresso, tant'è che poi lui è stato bravo a fare quello che ha fatto, ma era già stato bravo, come spiegavamo domenica, ad ottenere un miglioramento sia sotto l'aspetto fisico che di continuità, che ha ulteriormente migliorato, e quindi di questo siamo contenti, perché fino a che i ragazzi dimostrano di crescere, e noi, il nostro lavoro è questo, insomma, è quello di cercare di portarli nella condizione migliore possibile. Guardando la Juve, è una squadra che insomma difficilmente ha punti deboli, si trovano punti deboli, però è una squadra che tende un po' come voi ad attaccare molto sugli esterni, a mettersi molto alti, sono quasi due attaccanti, due ali. È una cosa che fate anche voi, ti chiedo se è probabilmente lì che si sceglierà la partita, considerando ovviamente il momento della Juve, soluzioni ne ha da vendere, però per voi può essere lì che si sceglierà la partita? Ma sai, noi previsioni ne facciamo tante, no? Perché cerchi di capire come andranno in campo. Sono uno spettacolo, nel senso che non capisci mai come possono andare in campo come sistema, o all'interno della stessa gara, come è successo l'altra sera in Champions, fai fatica a capire chi è il terzino e chi è l'ala, o chi è, o se Matuidi gioca mezzala oppure se gioca quarto di sinistra, insomma, perché c'è una grande duttilità dovuta alla mentalità del suo allenatore, e poi c'è questa grande duttilità di qualità che possono esprimere i calciatori, no? E quindi sanno fare tutto, lo sanno fare 20 metri più indietro oppure 20 metri più dentro il campo, e così lo sanno fare fuori, insomma. E quindi tu ti immagini possibili soluzioni, possibili alternative, ma poi ti affidi necessariamente, specialmente in una squadra variabile come questa,
Ti affidi ad un'idea che ti porti in un comportamento medio che nella tua testa ti possa garantire le due fasi. Tutto lì. Tutto lì. Non è poco, ma insomma è tutto lì. Prima di questa partita c'è un giocatore della Juventus che tu conosci bene, che è Miralem Pjanic. Parlando in generale del calcio e in particolare del Napoli, ha detto: se giochi bene a calcio e non vinci, hai solo perso tempo. Come la pensi su Ha questa detto frase? lui? Sì. Non ci credo. Lui è un esteta per eccellenza, no? Non ci credo. Poi dopo è chiaro che lui vuole significare che poi alla fine quello che conta di più, in particolar modo, ma a tutti i livelli, ma insomma quello che conta di più è perché cosa? Tu giochi e tutti quanti giochiamo per il risultato, quindi alla fin fine è quello che conta. Ma ti dico che non credo che l'abbia detto lui, riferito alla parte estetica, perché lui è un esteta per eccellenza, è uno che ama, è uno spettacolo a vederlo, ma insomma, poi lo so benissimo quello che pensa e gli piace il bello. Anche, però, sai, ha imparato a vincere ora e quindi molto probabilmente ci sta anche che tutto ciò che porta alla vittoria gli piaccia forse un po' più dell'estetica.